tutti, primo video nella casa nuova, non so ancora se questa sarà la posizione diciamo definitiva o meno, però sono davvero emozionata al riguardo. E niente, oggi sono qua per parlarvi delle ultime letture che ho fatto, quelle che sto facendo attualmente e cosa programmo di leggere dopo. Direi di partire subito con le letture che ho appena terminato. Come avete visto dall'anteprima sono tutti fumetti, ma in realtà ho anche dei romanzi da citarvi che però non ho qua nella casa nuova. Il primo di questi è Chesil Beach di Ian McEwan, edito da Einaudi. L'ho comprato, se non sbaglio, da libraccio per 3 o 4 euro. Comunque troverete il link a tutti i libri fumetti citati, come al solito, qua sotto in descrizione. Allora, non so bene come mi sono avvicinata a questo titolo. Ero curiosa di leggere qualcosa di McEwan già da tempo. Se vi ricordate, avevo preso sempre all'usato Espiazione, che mi sono dimenticata a casa. Comunque, fatto sta che nell'ultimo periodo mi è tornato in mente questo Chesil Beach, l'ho trovato da libraccio e ne ho approfittato subito. È stata una lettura abbastanza breve, quindi siccome ero in pieno trasloco, quindi stavo facendo gli scatoloni, stavo spostando cose, leggere qualcosa di breve mi ha aiutato tantissimo, era proprio quello di cui avevo bisogno. Allora, di che cosa parla il romanzo? In pratica, una coppia che si ama finalmente si sposa e si accinge ad affrontare insieme la prima notte di nozze. Lui ovviamente è super emozionato al riguardo, non vede l'ora di consumare la prima notte, mentre lei è schifata all'idea. Allora, queste premesse mi sono sembrate molto interessanti e tutto il romanzo gira attorno a questo episodio, la prima notte di nozze. È veramente un viaggio nella storia di questi due personaggi. Parte sì dalla prima notte di nozze, ma ripercorre la loro vita, sia individualmente che insieme, come si sono conosciuti, come sono evolute le cose. Questo modo ci permette di conoscere molto bene i personaggi, perché partiamo proprio da quando erano giovani ragazzi, quindi non si conoscevano, quando invece si sono conosciuti per la prima volta, che cosa è cambiato e che cosa è rimasto uguale, quali sono i loro caratteri, il rapporto con la famiglia, quello che si aspettano in generale dal matrimonio e soprattutto dal sesso. Mi è piaciuto veramente tantissimo il modo in cui è scritto questo libro, quindi non vedo l'ora di leggere altro dell'autore, e sono rimasta in parte affascinata anche da questa storia, perché l'ho trovata molto intensa a livello psicologico. Mi è piaciuta tantissimo l'introspezione, soprattutto nel personaggio della protagonista femminile. Devo dire che mi aspettavo però una lettura più movimentata, come vi dicevo, non succede granché, si ripercorre la loro vita e pian piano si va avanti nella loro prima notte e si scopre che cosa succederà poi nel momento cruciale. Quindi non c'è, diciamo, tanta azione, tanto movimento, e quindi in certi punti l'ho trovato un po' lento, non noioso, per carità. Una lentezza che in certi punti mi è piaciuta tanto, in altri ho sopportato meno. L'altro romanzo che ho letto ultimamente è il secondo volume di Absence di Chiara Panzuti, ovvero L'altro volto del cielo, edito da Fazio Editore al prezzo di 15 euro. Trovate un'intera video recensione a riguardo, quindi ve la linkerò nelle schede qua sotto in descrizione. Molto brevemente, si tratta di un seguito, quindi non entrerò molto nei dettagli per quanto riguarda la trama. Si tratta di un fantasy tutto italiano che vede per protagonisti quattro ragazzi che da un giorno all'altro diventano invisibili. Non solo non vengono più visti dalla società, ma addirittura i loro familiari si sono completamente dimenticati di loro. In questo secondo capitolo la storia diventa, secondo me, molto più cupa. Ci sono dei risvolti per me inaspettati, soprattutto nella seconda parte del romanzo, che ho trovato molto molto avvincente, mentre la prima metà l'ho trovata un po' lenta, scontata. In generale sono rimasta un po' delusa da come sono stati gestiti i personaggi, perché la protagonista principale, diciamo, quella che ci racconta la storia, è Faith, una ragazza di 16-17 anni, comunque sono tutti adolescenti molto molto giovani, e si entra molto nel profondo per quanto riguarda questo personaggio, che a me non sta piacendo, mentre per gli altri protagonisti non c'è tanto spazio ed è una cosa che mi è dispiaciuta molto. Però, come vi dicevo, dalla metà in poi il romanzo secondo me ingrana. Succedono delle cose che mi sono piaciute, anche se non sono tanto convinta su alcune soluzioni di questa invisibilità, però nel complesso sono curiosa di andare a vedere come proseguirà la storia. Passando ora invece ai fumetti, ho letto il secondo volume di Chisakobe di Minetaro Mochizuki, edito da J-Pop al prezzo di 9,50 euro. Si tratta del secondo volume di 4, il primo volume ve l'ho anche recensito qua sul canale, quindi se siete curiosi vi lascio la recensione nelle schede qua sotto in descrizione. Anche questo secondo volume mi è piaciuto molto,
È un fumetto che parla principalmente di rinascita. Il protagonista, infatti, perde i genitori, la casa, si trova in un momento di grande difficoltà e assieme a lui ci sono anche altri personaggi che per motivi differenti non viaggiano, diciamo, nell'oro, nella felicità, insomma, sono tutte persone con una storia difficile. E in questa storia cercano di risollevarsi, di andare avanti, di trovare una soluzione tutti insieme. Quindi è una storia di grande gentilezza, soprattutto verso il prossimo, ed è una cosa che sto apprezzando tanto. Mi piace tantissimo lo stile di quest'autore. Mi piacciono i disegni così grandi, mi piace tantissimo l'abbigliamento dei personaggi, è sempre molto ricercato e dettagliato e secondo me riesce ad esprimere bene anche la personalità del personaggio, e ci sono delle tavole meravigliose anche sul cibo. È un manga ambientato ai giorni d'oggi che parte comunque da radici molto forti, dalla tradizione giapponese. Ho letto poi Sad Boy di Berliac, edito da Canicola al prezzo di 16 euro. Vi avevo già parlato di questo fumetto su Instagram e vi consiglio di seguirmi se ancora non lo state facendo, perché molto spesso su Instagram vi parlo di libri e fumetti che ho appena letto e faccio anche delle mini review, quindi può essere una cosa utile. Ero molto incuriosita da questo fumetto, innanzitutto perché non credo di aver mai letto un gaijin manga, potrei sbagliarmi ma credo di no. In pratica si tratta di un manga disegnato da un autore non giapponese, in questo caso è argentino. La storia parla di un ragazzo arrivato come immigrato in Norvegia che fa fatica ad integrarsi nella società, viene messo da parte da tante persone, rimbalza da un assistente sociale a una famiglia, sfoga questa situazione nella criminalità e nella violenza, passa per prigioni, insomma non ha vita facile, e a un certo punto cercherà di riscattarsi con l'arte. Non so bene che cosa pensare di questo fumetto, perché terminata la lettura mi ha lasciato un senso un po', cioè mi ha lasciato molto scombussolata, e ho intenzione di rileggerlo presto perché secondo me può essere interpretato in vari modi questo fumetto. Ci sono tante tematiche e, come dice l'autore stesso in una intervista che ho visto recentemente, che vi linkerò poi qua sotto in descrizione, è un fumetto che pone delle domande ma non ti dà delle vere e proprie risposte. Allora, innanzitutto ho trovato molto interessante il protagonista, che come vi dicevo è un immigrato. È un ragazzo che arriva in Norvegia in età molto giovane e che sta fuggendo da un paese in guerra. Arriva in Norvegia in barca, perde la madre durante il tragitto, non ha quindi una famiglia, non ha dei veri e propri riferimenti, si avvicina molto alla criminalità, ruba, finisce in prigione. È un personaggio abbastanza violento che tende a sfruttare anche il proprio corpo, e a un certo punto della storia ci si pone la domanda se la criminalità può essere considerata arte. Quest'opera si ispira a Diario di un ladro di Jean Genet, che personalmente non conosco ma sono molto curiosa di andare ad approfondire, e oltre che a parlare di violenza e criminalità parla soprattutto di emarginazione. Mi ha toccato molto il modo in cui viene sempre allontanato il personaggio. Questo sentimento di confusione interna, di rabbia che non riesce sempre a gestire, deriva non soltanto dal suo non sentirsi a casa, ma soprattutto non sentirsi accettato dagli altri. Viene sempre emarginato, non viene mai accettato realmente per quello che è. E questa situazione lo porta a una situazione un po' esasperante. Dal punto di vista psicologico, quindi, questo fumetto mi ha colpita veramente tanto. Per quanto riguarda la storia in sé, penso che mi siano sfuggite alcune cose, per questo voglio rileggerlo. Soprattutto adesso che mi sono andata a vedere diverse interviste dell'autore, che ho cercato di approfondire meglio la sua figura, penso che una seconda lettura possa aiutarmi a far luce su alcune mie perplessità, ecco. È un fumetto secondo me non per tutti, proprio perché tratta delle tematiche importanti in maniera molto diretta, però se siete appassionati di fumetto è sicuramente un'opera da recuperare. Per quanto riguarda i disegni, mi sono piaciuti, mi hanno ricordato tantissimo l'animazione giapponese, e un po' per i disegni, un po'
probabilmente per le tematiche, ma ha ricordato anche GTO. Insomma, sono rimasta molto colpita da questo fumetto in generale, dall'autore, che è abbastanza discusso. Ho letto poi il numero 7 di Tsubaki Chou no Lonely Planet di Mika Yamamori, edito da Star Comics al prezzo di 4,30€. Sapete che è una serie che sto amando sempre di più, che mi sta facendo un po' ricredere, e più leggo più mi appassiono a questa storia. Questo settimo volume però è stata un po' una delusione, perché è cortissimo, cioè voi lo vedete, è ciccione, diciamo, come gli altri, ma la metà sono contenuti extra e io ci sono rimasta tipo malissimo, perché non ho idea di quando uscirà il seguito. L'unica cosa positiva è che nel seguito ci sarà un'altra storia extra che riguarda Momura. Non c'entra con la storia di Tsubaki Chou, ma con l'altra serie di Mika Yamamori, ovvero Una stella cadente in pieno giorno. Era il mio personaggio preferito, quindi non vedo l'ora che arrivi l'8 anche per leggere la sua storia extra, diciamo. Ho finalmente letto poi Bellezza di Hubert e il gruppo che era Squet, non so come si pronunci, quindi perdonatemi. Comunque questo fumetto è edito da Bao a un prezzo di copertina di 21€, è un fumetto che ho recuperato quest'autunno, ma che tenevo da parte per un'occasione speciale, ed è finalmente arrivata perché è stato il primo fumetto che ho letto qua nella casa nuova. Magari tutti i fumetti fossero come questo, mi ha veramente stregata, ma non dall'inizio. Allora, la storia parla di una ragazza baccalà, abbastanza bruttina, sproporzionata, viene sempre allontanata da tutti perché innanzitutto puzza di pesce, da cui deriva appunto il suo nome, perché lavora e pulisce il pesce, e inoltre, come vi dicevo, non è carina come ragazza, quindi viene sempre allontanata, derisa. Baccalà soffre molto a causa di questa situazione, perché comunque è una ragazza molto sensibile e gentile, ma non viene mai vista per quello che è realmente, tutti si fermano al suo aspetto fisico. Un giorno si imbatte in un rospetto e finisce per scoprire che in realtà si tratta di una fata. Dal momento che riesce a liberare la fata dalla sua forma di rospo, riceve in cambio un bel premio, ovvero il suo desiderio di essere bella verrà realizzato. Ma non diventerà una semplice ragazza carina, bella, ma diventerà la più bella in assoluto, una bellezza sconvolgente, tanto che la gente del paese, ma chiunque la veda, non riesce a trattenersi. Inizia quindi una serie di disavventure catastrofiche per la povera baccalà. Per quanto mi riguarda, non è stato amore a prima vista con questo fumetto, perché all'inizio mi stava piacendo, ma lo trovavo abbastanza ordinato. Mentre andando avanti le tematiche, la storia si fa sempre più complessa, sempre più approfondita, e soprattutto si entra molto nella mente dei personaggi, ed è una cosa che ho apprezzato tanto. Anche i disegni mi sono piaciuti tanto, sono abbastanza semplici ma riescono a comunicare il giusto. Poi questo tocco di oro, che sembra l'oro dei pennarelli, dello smalto, mi ha colpita veramente, veramente tanto. Una cosa poi che ho apprezzato molto è che la fata si realizza il desiderio di baccalà di essere bellissima, ma noi la vediamo sempre per quello che è, e lei stessa allo specchio si vede la stessa ragazza di sempre, cambia soltanto la percezione che hanno gli altri di lei, ed è una cosa che mi è piaciuta molto proprio perché ricalca un po' il tema della relatività della bellezza. Sta proprio negli occhi di chi guarda, non c'è qualcosa di bello in maniera assoluta, oggettiva, anche se per certi versi sembra all'interno della storia. È una cosa che mi è piaciuta tanto e che mette a dura prova non soltanto la protagonista, ma anche altri personaggi che scopriremo andando avanti nella storia. Devo essere sincera, all'inizio non mi piaceva tanto il personaggio di baccalà, perché una volta acquisita questa bellezza diventa una persona molto vuota, secondo me. Inizia a perdere di vista, secondo me, i veri valori, le cose veramente importanti. Però il fumetto è lungo, è una storia in continua evoluzione, quindi succederanno tante cose che mi hanno fatto ricredere su questo, e sono molto contenta perché si entra veramente tanto nei personaggi, soprattutto nei personaggi femminili. Non c'è soltanto baccalà, ma anche un'altra principessa, sempre non tanto bellissima ma molto intelligente, che mi ha colpita tanto all'interno della storia. Va proprio a rafforzare il concetto che non è esclusivamente importante l'apparenza estetica, esteriore, ma conta molto di più quello che si ha dentro.
È una sorta di fiaba, di favola, forse anche per via di questo elemento un po' magico delle fate, che però non rende la storia totalmente fantasy, diciamo. C'è quel pizzico di magia, ma tutto il resto è veramente reale, anche in maniera abbastanza bruta, perché come vi dicevo, questa bellezza sconvolgente di Baccalà manda in pappa il cervello a tutti gli uomini che la desiderano talmente tanto da toccarla, voler abusare di lei in maniera incondizionata, non si frenano a questi impulsi, quindi per certi versi è anche abbastanza rude, però per le tematiche che vengono trattate ho apprezzato molto questa forma diretta di espressione. Ho letto poi il secondo volume di Given di Natsuki Kizu, edito dalla Flashbook al prezzo di 6,90€. Sapete che il primo volume mi aveva comunque incuriosita tanto, nonostante i manga sulla musica non mi facciano proprio impazzire. C'era stato però un risvolto un po' più drammatico e intenso all'interno della storia che mi aveva incuriosita e che mi aveva quindi spinto a continuare questa serie. Bene, finalmente ho letto il secondo volume, che mi è piaciuto, ma sono rimasta un tantino delusa, perché quello che mi aveva incuriosita di più nel primo volume, ovvero l'aspetto più psicologico, intenso e drammatico, viene accennato soltanto alla fine, mentre la prima parte l'ho trovata abbastanza normale. Quindi mi è un po' dispiaciuto, perché cavolo, io volevo approfondire quella parte lì, però penso che l'autrice voglia un po' diluire questa storia nel tempo e quindi tenere incollato il lettore ad ogni singolo volume. Tra l'altro credo che appena finito questo video leggerò il terzo, perché sono molto curiosa. Alla fine i disegni mi piacciono molto, mi piace molto l'espressività soprattutto. Niente, c'è di mezzo comunque un risvolto sentimentale che non mi dispiace affatto. Ho letto poi sempre il secondo volume di Dead Dead Demons The Destruction di Inyo Asano, edito dalla Planet al prezzo di 7,50€. Il primo volume mi era piaciuto tantissimo, questo secondo, non so, non mi ha delusa, non mi ha convinta. Forse è passato un po' di tempo dalla lettura del primo volume e poi del secondo e non lo so, forse ho idealizzato troppo il primo, forse mi ricordavo delle cose diverse, non lo so. Fatto sta che mi è piaciuto, però mi aspettavo molto 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 di più. Forse anche perché sono abituata ad altri fumetti di Inyo Asano, questo in confronto è un po' più leggero come storia. È ambientato più o meno al giorno d'oggi, immaginando che il Giappone sia stato attaccato tra virgolette dagli alieni. C'è una navicella spaziale che sta ferma sopra il Giappone, non si sa che cosa vogliano questi alieni. E la storia segue un gruppo di ragazze e la loro vita, diciamo, quotidiana e il loro rapporto con questa navicella e con tutti i cambiamenti che porta all'interno della società, il fatto di vivere con qualcosa di alieno sopra la testa. È una storia comunque interessante, con certi risvolti anche un po' più frivoli, un po' più simpatici, però io mi aspetto di più da Asano, mi aspetto il dramma. E quindi non lo so, sono rimasta un tantino delusa per questo. È un fumetto secondo me abbastanza piatto, questo secondo volume. A questo punto direi di parlare molto velocemente di quello che sto leggendo e che vorrei leggere dopo. Allora, avevo iniziato già un po' di tempo fa Fidanzati dell'inverno, il primo volume della Traversa Specchi di Christelle Dabo, edito da Edizioni O al prezzo di 18€. Sono a pagina 181, quindi a un terzo circa del libro. Non mi ha acchiappato come immaginassi. Forse col fatto che stavo appunto traslocando, ero in un periodo molto stressante, anche adesso sono quasi sempre di corsa, si vede che ci vuole un po' di tempo affinché entri nell'azione, nella storia, non lo so. Per quanto riguarda invece le letture che vorrei fare dopo, ho un altro libro edito da Edizioni O, ovvero Cristiani di Allah di Massimo Carlotto. Questo ha un prezzo di copertina di 14€ ed è una lettura abbastanza breve, sono 200 e qualcosa pagine mi sembra. In realtà ho iniziato le prime 20 pagine perché ero particolarmente curiosa. È un libro che mi incuriosisce molto perché è un romanzo storico ambientato nel 1500 ad Algeri, di cui conosco veramente pochissimo, quindi non vedo l'ora di immergermi in questa avventura, anche perché si dovrebbe parlare di corsari, quindi una vera e propria storia di avventura e di azione. Per quanto riguarda i fumetti invece, voglio leggere la mia cosa preferita, sono I mostri di Emil Ferris, edito da Bao al prezzo di 29€. Se non sbaglio questo è il primo libro, sì esatto, il primo libro, mi piace un sacco com'è fatto ed è anche grosso, è molto molto pesante, infatti potrò leggerlo soltanto a casa, ma ha uno stile veramente molto particolare e non vedo l'ora
Non vedo l'ora di leggerlo. Vi ricordo che se volete rimanere sempre aggiornati riguardo al canale e al sito Cibi is the Way, trovate linkato in descrizione il canale Telegram, dove condivido tutte le news, foto, audio, di tutto. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!